sull'annoso problema della logistica in Umbria. L'obiettivo è quello di uscire da questo medioevo trasportistico e logistico che da decenni attanaglia la nostra regione e naturalmente anche il distretto industriale in cui siamo, quello di Terni, che è uno dei principali d'Italia. Come sapete, in passato la Regione Umbria ha previsto la progettazione e realizzazione di 3 piastre logistiche, quindi di 3 centri intermodali, che sono, a partire da nord, Città di Castello, Foligno, Terni. La situazione la esporrà in merito alle altre 2 piastre, Città di Castello e Foligno, la mia collega. Io parlerò velocemente di quello che è il problema Terni, ma che è emblematico dell'Umbria. Allora, noi siamo, come sa bene anche l'ingegnere qui presente, siamo purtroppo circondati, assediati da centinaia di tir al giorno, escludendo poi le altre centinaia e migliaia che attraversano la E45 e il raccordo verso l'autostrada A1. Entrano in città come appunto fossimo negli anni 60, negli anni 70, non è cambiato nulla. Eppure si tratta di attività altamente standardizzate, codificate, se naturalmente ci fosse la volontà politica di accompagnarci verso il futuro. Il punto è quindi quello di cercare di collegare la rete delle piastre logistiche e significativamente quella di Terni con la rete degli interporti italiani. In questo caso abbiamo l'interporto di Orte a un passo. Dicevamo qualche giorno fa, a Orte bisogna portare le merci, non le persone. Perché a Orte effettivamente c'è la possibilità di implementare tutto un meccanismo innovativo e, come dire, a basso impatto, che ci consentirebbe di far entrare pochissimi tir rispetto alla situazione caotica attuale nella conca Ternano-Arnese, con una significativa riduzione degli impatti ambientali e sanitari sulla conca medesima. La faccio breve. È fondamentale che la Regione Umbria e naturalmente i comuni interessati tornino sui loro passi rispetto a qualche anno fa e quindi si connettano anche, come dire, a livello di consiglio di amministrazione con il centro merci di Orte, che è appunto essenziale per far fare un passo avanti nel segno del futuro all'Umbria intera, perché ricordiamo che nel caso di Terni noi parliamo di una realtà industriale tra le più importanti, certamente la più importante del centro Italia, tra le più importanti d'Italia. Tagliare con i tir significa ovviamente innalzare la qualità della vita nella Umbria meridionale, ma naturalmente sull'intero asse regionale e interregionale.